Le speranze di Serie A del Pescara si infrangono sulla traversa colpita da Melchiorri di testa quando il 90° era già trascorso da un minuto. Un segnale inequivocabile, quello che i dei del calcio avevano deciso, che in Serie A sarebbe andato il Bologna. Immeritatamente magari, ma è andata così. Il Pescara di Massimo Oddo finisce la stagione imbattuto, 3 partite giocate, di cui 5 di playoff, con 3 vittorie e 3 pareggi. Purtroppo 2 di questi sono stati quelli con il Bologna. I 180 minuti della finale hanno dimostrato che se c'era una squadra che meritava la Serie A, questa era il Pescara. La posizione di classifica del Bologna, però, ha inciso sull'esito finale. Il Dallara presenta il colpo d'occhio da Serie A, VIP in tribuna compresi. Il Pescara sa che deve vincere e prova a farlo da subito. Dopo 17 minuti Melchiorri fa capire ai 35.000 presenti che il Pescara la partita se la giocherà fino in fondo e con una conclusione potente da dentro l'area sfiora il vantaggio biancazzurro. Il Bologna è però una grande squadra e risponde quasi subito con Laribi, che chiama Fiorillo all'intervento. Poco dopo Mbaye becca il primo cartellino giallo della serata, sarà pesante. Ancora Pescara al 33° con Politano, la Costa c'è. Il botta e risposta continua perché al 36° Economu di testa a raccogliere una battuta d'angolo e a sfiorare il gol del vantaggio rossoblu. La partita è equilibrata ma l'equilibrio si spezza al 37°. Acqua Fresca mette in aria un rasoterra sul quale interviene Torreira che non spazza l'area. La palla resta lì, Salamone in ritardo, non lo è invece Sansone che scaraventa la palla in rete. Esplode il Dallara, il Pescara accusa il colpo ma trova la forza nell'intervallo di riprendersi subito. Oddo cambia la squadra, dentro Pasquato e Sansovini al posto di Caprari e Politano. Melchiorri prova a suonare la carica sfiorando il bersaglio grosso. Sansone ha la palla match ma Fiorillo è tempestivo e strepitoso. Serve subito un gol al Pescara e arriva puntuale all'11°. Torre di Melchiorri per Pasquato, dal limite con una rasoiata l'attaccante batte da Costa e pareggia i conti. Il Bologna adesso ha paura, Sansovini va vicino al ribaltamento con una conclusione che sfiora il palo. Rossi mette dentro Cacia al posto di Sansone, ma la partita dei rossoblu si complica quando Mbaye becca il secondo giallo e dunque il rosso e lascia i suoi in 10. Il Dallara vede i fantasmi, Pucino tenta la botta dalla distanza ma da Costa mette in angolo. Il Pescara ha comunque le 2 occasioni migliori per andare in Serie A, al 40° con Lazzari che di testa sbaglia un gol fatto. Poi la traversa di Melchiorri, della quale si diceva all'inizio. È il segno della resa. Il Bologna è in Serie A. Il Pescara esce a testa altissima. Oddo merita la riconferma. La società lo sa.